Allora, siamo con Alfonso Dannariano, autore di un bellissimo libro che si chiama Rosso Inverso, il titolo un po' enigmatico. Chiediamo a Alfonso perché Rosso Inverso. Alfonso, dici. Il rosso è il punto mediano del giorno che trasforma il bianco in nero e viceversa, è il punto mediano della notte che trasforma la notte in bianco. Senti, Alfonso, è un romanzo, ci racconti il contenuto di questo romanzo, di cosa tratta? Questo racconto, più che romanzo, tratta di gente di questa terra, di questo luogo, connotata in un determinato modo, che ha delle radici molto profonde, fatti, uomini fatti di terra, che però hanno il lustro degli dèi nel loro agire. Noi siamo a Via Concezione, da questa zona, da questa strada dove appunto è nato Alfonso, sono nato anch'io. Si dipanano le storie, sono molto avvincenti, storie di gente comune che proprio per questo ha un suo fascino. Ci racconti un po' il tuo stile di narrare, di scrivere, in maniera sintetica. È uno stile che coniuga, penso, appunto nella logica della medianità, lo taglio alto della cultura con quello più popolare, probabilmente tenendo conto di due esperienze culturali precedenti, il neoclassicismo da una parte e il romanticismo dall'altra, forse una sintesi barocca anche questa. Sì, diciamo che Calitra è un best seller perché abbiamo venduto un sacco di copie. È vero, Alfonso, sei soddisfatto del tuo riscontro economico? Beh, del riscontro economico ancora non posso parlare, però sicuramente della critica e dell'apprezzamento della gente. Sì, c'è. Speriamo di non rimetterci, tutto sommato. Contiamo anche sul vostro contributo. Correte in edicola da Itega a comprare, perché Itega ha dato un forte contributo alla diffusione del libro. Vogliamo ricordare anche la casa editrice Libria, che in questo caso ha dato veramente si è impegnata tantissimo, e vorremmo ricordare anche gli sponsor: Farmacia Piumelli, inquadriamo ancora Via Concezione, Farmacia Piumelli di Mestre, abbiamo anche l'ingegner Cestone che si occupa di impianti fotovoltaici, e la cooperativa Salks, grandi scavi, grandi costruzioni. Grazie a tutti. Alfonso, vuoi dire ancora qualcosa? Un saluto a tutti, grazie dell'attenzione e della vostra simpatia. Ah, vi ricordiamo che il 7 gennaio la Casa della Lega si presenta il libro, non mancate, e soprattutto correte in libreria ad acquistarlo.